sì, ci penso io adesso. Va bene, grazie, buona serata. Che Mi modi! spiace molto, Spike, ma devo spiegare alla mia maestra il ritorno di Nightmare Moon. E devo stare da sola, capisci? Non posso stare con tutti questi pony agitati intorno a me. E va bene, adesso dov'è la luce? Gran bella sorpresa, ma le biblioteche dovrebbero essere silenziose. Sciocchezza, che festa sarebbe se stessimo tutti in silenzio? Insomma, che lagna, che noia! Ti ho visto appena sei arrivata, Pony, e mi ha detto salve, io ho fatto... Ma cerca di capire, non ti avevo mai vista prima, per me eri una forestiera. Io, Pony, vi conosco... Ma proprio tutti! E se tu sei nuova non conosci nessuno, e se non conosci nessuno non hai amici, e se non hai amici ti sentirai sola, e io non posso sopportare una cosa del genere, così mi è venuta un'idea. Ho pensato di organizzare un bellissimo, meraviglioso, stupendo party di benvenuto con tutti qui a Ponyville, visto? E adesso anche tu hai un sacco di amici. Ti senti bene, zecchierino? Oh, è così contenta che si è messa a piangere! Salsa piccante! Caspita, notevole! Twilight, sta per cominciare il gioco attaccacoda, vieni a giocare! No! Tutti i pony che vivono qui sono troppo agitati! Ma lo sai che ore sono? La vigilia della festa del sole d'estate! Si resta svegli per non perdere la scena della principessa che fa sorgere il sole! Non dovresti prendertela così! Che io volevo approfondire l'argomento sugli elementi e l'armonia. Mi sto solo illudendo. Tutta questa smania di amicizia mi sta distraendo sul mio vero obiettivo. Secondo la leggenda, nello scadere del millesimo anno, le stelle aiuteranno Nightmare Moon a fuggire e lei scatenerà la notte eterna. Oh, spero che Celeste abbia ragione. Che sia soltanto un vecchio racconto. Per storgere